Puoi toccare sulla fronte il tempo che passa volando, in un marzo di polvere di fuoco, e come il nonno di oggi sia stato il ragazzo di ieri. Se vuoi ascoltare non solo per gioco il passo di mille pensieri, chiedi chi erano i Beatles, chiedi chi erano i Beatles. Se vuoi sentire sul braccio il giorno che corre lontano, come una corda di canapa è stata tirata, come la nebbia inchiodata tra giorni sempre più brevi. Se vuoi toccare col dito il cuore delle ultime nevi, chiedi chi erano i Beatles, chiedi chi erano i Beatles. Chiedilo a una ragazza di 15 anni di età, chiedi chi erano i Beatles, lei ti risponderà. La ragazzina bellina col suo sguardo garbato, gli occhiali con la vocina, ma chi erano mai questi Beatles? Lei ti risponderà. I Beatles non li conosco, neanche il mondo conosco. Sì, sì, conosco Hiroshima, ma del resto ne so molto poco, ne so proprio poco. Ha detto mio padre, l'Europa bruciava nel fuoco. Dobbiamo ancora imparare. Noi siamo nati ieri, siamo nati ieri. Oh! Dopo le ferie di agosto non mi ricordo più il mare, non mi ricordo la musica, fatico a spiegarmi le cose e per restare tranquilla scatta mia nonna le ultime pose. Ma chi erano mai questi Beatles? Ma chi erano mai questi Beatles? Voi che li avete girati nei giradischi e gridati, che li avete aspettati, ascoltati, bruciati e poi scordati. Voi dovete insegnarci con tutte le cose, non solo a parole. Ma chi erano mai questi Beatles? Ma chi erano mai questi Beatles? Perché la pioggia che cade presto è asciugata dal sole, un fiume scorre su un divano di pelle. Ma chi erano mai? Cantare e laggiù gente risponde, nuoto tra onde di sole, cammino nel cielo del mare. Ma chi erano mai questi Beatles? Ma chi erano mai?